Presidente, come è cambiato con la crisi il settore del gas e quali sono le prospettive? Diciamo che il settore del gas non è cambiato in seguito alla crisi, è cambiato in seguito alla liberalizzazione, al fatto che anche il settore del gas ha seguito quello che è stato il modello statunitense prima, inglese poi e del resto d'Europa. Ci siamo adeguati alle norme europee, abbiamo liberalizzato e oggi il mercato liberalizzato c'è, poi la crisi ha influito sui consumi. I consumi stanno diminuendo, ma non solo per la crisi, stanno diminuendo anche per l'arrivo delle rinnovabili, che ha cambiato completamente gli scenari che ci aspettano davanti. Ecco perché oggi parliamo più di futuro che di passato, perché siamo in un momento in cui le aziende chiedono di sapere cosa devono fare, se devono continuare ad investire oppure se devono andare verso una decrescita felice che sembra vada di moda oggi. Per quanto riguarda la posizione geografica dell'Italia, è favorita per diventare un hub del gas europeo? Sì. È una posizione che finora non abbiamo, diciamo, sfruttato, perché non siamo riusciti ad avere molta diversificazione delle fonti di importazione, anche se dal sud noi abbiamo il gas algerino e il gas libico che già arriva. Poi con l'aggiunta del rigassificatore di Rovigo, Portoviro, lo rigassificatore offshore, abbiamo gas anche dal Qatar. Adesso con l'approvazione del nuovo progetto TAP col gas dall'area del Caspio, e quindi è un'ulteriore diversificazione che potrà seriamente aiutare la candidatura, che non è una candidatura ufficiale ovviamente perché è il mercato che dirà questo, potrà aiutare il nostro paese a diventare un punto di snodo commerciale oltre che fisico del gas per l'Italia e per l'Europa. Però per un'integrazione dei mercati sarà bisogno di una normativa omogenea. Sì, quello della normativa generale, il tema che lei ha toccato, è sicuramente un tema fondamentale, perché altrimenti non ci può essere mercato europeo se le regole non sono le stesse. Prima ancora bisogna fare, diciamo, l'infrastruttura fisica, ha bisogno di investimenti per maggiori connessioni fra i tubi proprio dell'Italia e del resto dell'Europa, per il cosiddetto flusso bidirezionale o reverse flow, come si chiama, cioè sistemare le tubazioni e gli impianti in modo che il gas possa scorrere nei tubi sia da sud verso nord che viceversa.